Assessore Giovanna Cepparello, oggi è una domenica particolare, è una domenica di mobilità dolce, niente auto, in bicicletta sul lungomare e piena di eventi. Ecco, ci racconti qualcosa di questi? Sì, allora siamo nell'ambito del Festival della Felicità e insieme alle associazioni ambientaliste, anzi il merito va soprattutto a loro, è stata organizzata questa bellissima domenica di pulizia delle spiagge, tra l'altro in contemporanea in tantissime altre spiagge italiane, e il Viale Italia è riservato appunto alla mobilità dolce, alle biciclette, ai pedoni, proprio perché è un momento di relax, è un momento per stare insieme e per stare insieme facendo qualcosa di utile alla collettività. Io spero che a fronte di tanta gente che sta pulendo le spiagge, quelle poche persone che ancora le sporcano, insomma, abbiano un sussulto di coscienza e comincino a collaborare, a tenere meglio il nostro enorme patrimonio naturale. Ecco, per quanto riguarda la mobilità dolce, ci saranno anche prossimamente altre giornate, altre domeniche di bicicletta? Sì, noi sicuramente questo format della Domenica in Bici l'abbiamo già replicato diverse volte in contesti sempre diversi, a volte legato ad attività commerciali, a volte legato, come in questo caso, ad attività più di carattere ambientale. Lo ripeteremo sicuramente, probabilmente la prossima volta sarà una cosa più dedicata ai bambini, lo anticipo perché l'idea è un po' questa. Nel frattempo mi fa piacere sottolineare che questa settimana, proprio da domani, inizierà la messa in sicurezza del lato del tratto nord di Viale Italia con ulteriori attraversamenti pedonali rialzati che stanno funzionando bene nella parte a sud. Il tratto nord di Viale Italia quale sarebbe? A partire diciamo dai Fancaldi, prima sarà fatto ai Fancaldi, poi davanti a diciamo Pulcinella, quindi davanti alla terrazza Mascagni, via del Forte dei Cavalleggeri e vicino a via dei Funaioli in corrispondenza col liceo del Vico, diciamo.